Ciao ragazzi, benvenuti nella cucina di Rosso Ciliegia, di nuovo, nuovamente, alle prese con un'altra ricetta molto buona. Stavolta non è un dolce, ma è un primo, la carbonara, che è un piatto tipico della regione Lazio, in particolar modo della città di Roma. Allora, per fare la carbonara abbiamo bisogno di guanciale, mi raccomando guanciale e non pancetta, poi spiegheremo anche il motivo, pecorino romano, ingrediente fondamentale per la carbonara, pepe, chiaramente pasta, uova e sale. Allora, per quanto riguarda le uova, dobbiamo mettere un torlo a testa, quindi un torlo a commensale, e un uovo per la padella, un uovo intero per la padella. Quindi, allora, prima cosa da fare è innanzitutto andare a tagliare il nostro guanciale. Quindi tagliamo il guanciale, lo tagliamo come preferiamo. Ok. Tagliato il guanciale, adesso lo mettiamo in padella e lo facciamo saltare un po', lo facciamo brustolire un po'. Lo mettiamo in padella senza olio. Perché senza olio? Perché il guanciale già è grasso di suo. Intanto accendiamo anche l'acqua della pasta. Il guanciale già è grasso di suo, quindi soffriggerà nel suo proprio grasso. Ok, messo il guanciale a soffriggere nel proprio grasso, procediamo con le uova. Intanto abbiamo già acceso l'acqua per la pasta, che poi saleremo nella bollitura. Quindi andiamo qui al banco. Allora, come ho detto, l'uovo è un torlo a testa e uno per la padella. Quindi intanto giriamo le uova. Oh. E poi mettiamo il pecorino direttamente nell'uovo, in modo tale da creare una crema. Perché la carbonara, esistono molti tipi di... esistono due tipi di, sostanzialmente per il gusto, poi a chi piace l'uovo affrittata, a chi piace più liquido, ma la vera carbonara è con la crema, nel senso che il parmigiano con l'uovo, mescolandosi, andrà a formare una crema. Quindi. Ok, abbiamo ottenuto così l'amalgamazione degli ingredienti pecorino e uova. Mettiamo un po' di pepe, una bella parecchio macinato, e un po' di pizzico di sale. Mescoliamo ancora. Perfetto, questo rimane ad aspettare la cottura della pasta. Intanto, dopo l'acqua bolle, noi mettiamo sale, sale grosso logicamente, anche qui la pancetta è ben rosolata. Ecco, possiamo buttare la pasta, come si dice a Roma, butta la pasta, si butta la pasta. Un piccolo segreto per non far attaccare la pasta, e mettere un po' di olio
nella padella mentre cuoce, mentre la pasta si versa. Quindi noi un po' di olio, giusto un goccino proprio. Perfetto. Ok, trascorsi i minuti per la cottura della pasta, la scoliamo. Mettiamo il nostro guanciale e le uova. La nostra pasta. Perfetto. Mescoliamo tutto, giriamo, giriamo, giriamo. E un minimo di cottura alle uova glielo dà il calore della pasta, ma le uova non devono essere né fatte a frittata e quindi né passate in padella, ripassate in padella, e né liquide. Il fatto della liquidità gliele dà l'inserimento di albume, non di tuorlo, di albume, che rende più liquido l'uovo. Quindi si deve piuttosto mantenere invece col pecorino, rimane una crema. Perfetto. Mamma mia, invitante. Impiattiamo. Adesso andrò a fare una cosa che non ho mai fatto, perciò se mi riesce male non uccidetemi. Andiamo a creare un nido. Ok, volendo possiamo anche aggiungere un altro po' di pecorino. Ok, ecco qua come si presenta. Ecco qua come si mangia. Assaggiamo perché è giusto che si assaggi l'operato per vedere se è buono o no. Mamma mia, guarda. Mai fatta una cosa così, cioè non l'ho mai mangiata da nessuna parte. Buona, buona. Il guanciale dà un sapore tutto suo alla carbonara e il pecorino altrettanto. Che dire, fate la carbonara con questo procedimento. Fatemi sapere logicamente. Aspetto commenti al video che spero ci saranno. E bene. Un saluto a tutti da Rosso Ciliegio è tutto, ciao!